Queste sono le nuove Dynafit Ultra Pro 2. La scarpa da ultra trail di Dynafit è la più ammortizzata e la più protettiva, di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dalla suola di queste Dynafit Ultra Pro 2, perché qui troviamo una classica suola Vibram Mega Grip. Una suola con un tassello alto 3.5 mm, una suola che praticamente va bene un po' su tutti i tipi di terreno. Dal sterrato più semplice alle rocce, anche rocce bagnate, tiene veramente bene. Dove stenta un pochino è sul fango. Sul fango, non avendo un tassello super alto e soprattutto ha dei tasselli anche abbastanza grossi, ecco che lì magari scivola un bel po'. Da questo punto di vista però tutto quello che non è fango tiene veramente molto molto bene e mi piace tanto che non ci sia nessun punto di intersuola esposto, quindi la suola ricopre completamente tutta la scarpa e volendo è anche molto più semplice in questo caso farla risuolare. Passando invece all'intersuola, qui è dove si trova la prima novità di queste Dynafit, perché troviamo una nuova intersuola Speed Lite. Un'intersuola innanzitutto alto 35 mm sul tallone e 27 sull'avampiede con un drop 8. Un'intersuola che devo dire è veramente molto ammortizzante. È un'intersuola che tende molto più all'ammortizzazione rispetto che alla reattività, però è comunque un'ammortizzazione abbastanza secca, cioè non si ha quell'effetto di sprofondare, quell'effetto di cuscino quando corriamo. Da questo punto di vista poi lo Speed Lite è un materiale molto leggero, molto più leggero di un classico EVA, e questo comunque ci garantisce anche un buon ritorno d'energia. In soldoni, giusto per capirci, diciamo che è una scarpa pensata per chi corre dai 5 minuti al chilometro in su. Se correte molto più veloci dei classici 5 minuti al chilometro, ecco che magari non è la scarpa più adatta per voi. Da questo punto di vista però è una scarpa veramente molto protettiva sull'intersuola, una scarpa che ci permetterà di fare delle distanze davvero tanto tanto lunghe. Passando invece alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale veramente molto rigido. Un puntale che anche se prendiamo a calci una roccia non sentiremo alcun male, quindi dal punto di vista della protezione è un puntale veramente molto protettivo. Per quanto riguarda la tomaia, troviamo una classica tomaia in TPU che devo dire è abbastanza traspirante. Nella media non è sicuramente la più traspirante che abbia mai provato, però è una tomaia che ci potrà garantire di correre anche nelle giornate più calde senza avere particolari problemi di sudore. Quindi da questo punto di vista diciamo che la tomaia in sé va molto bene. Aspetto poi che mi è piaciuto tanto che la tomaia corre quasi fino al tallone, diciamo comunque all'altezza meno della linguetta. Da questo punto di vista più parte di tomaia c'è, più la scarpa sarà traspirante, quindi questo sicuramente molto apprezzato. Arrivando invece alla zona del tallone, qui troviamo un tallone veramente molto molto strutturato. Un tallone veramente molto imbottito, proprio classico di una classica scarpa. Un tallone, devo dire, dal suo punto di vista anche abbastanza stabile. Non ci andrei a fare nulla di tecnico con questa scarpa, però diciamo che se doveste correre magari su qualche roccetta in discesa, non dovreste avere nessun problema. Da questo punto di vista l'imbottitura è veramente buona e grazie a questo davvero non avremo neanche problemi di vesciche o roba simile. Infine, per quanto riguarda linguette a lacci, la linguetta è di quelle tipo racing, quindi è una linguetta molto sottile che avvolge molto bene il piede, però comunque svolge molto bene anche il lavoro di isolamento dei lacci. La parte di lacci devo dire che qui si ha un classico sistema quick lace molto veloce da andare a chiudere, un sistema che devo dire in questo caso mi ha abbastanza soddisfatto, mi piace come chiude l'avampiede, molte volte con questi sistemi si hanno dei problemi sull'avampiede ma non è il caso di questo di Dynafit. Diciamo che secondo me l'aspetto migliore di questa scarpa è che noi possiamo scegliere di utilizzare o questo quick lace dato in dotazione oppure in dotazione con le scarpe quando le compriamo vengono date anche dei classici lacci. Quindi in base a quello che preferiamo possiamo andare a utilizzare o i lacci oppure questo sistema. Per quanto riguarda invece lo spazio sull'avampiede, devo dire che questa scarpa l'ho trovata abbastanza piccola. Devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza io avrei preferito prendere almeno una mezza taglia in più. Mezza taglia in più sicuro. Non dico tanto un numero in più perché quello magari è troppo, ma mezza taglia in più l'avrei presa molto volentieri. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste nuove Dynafit Ultra Pro 2. Queste Dynafit sono consigliate per un atleta medio principiante. Eviterei di comprarla se siete degli atleti molto esperti che corrono molto veloci perché non avrete la giusta reattività. Questa scarpa è pensata per chi fa gare sicuramente di ultra, cioè con questa si può fare tranquillamente anche una 100 miglia senza nessun problema. Però per chi magari corre molto lentamente, corricchia, magari durante le gare cammina tanto, diciamo una scarpa abbastanza per quegli atleti da mezza classifica in giù. Non è sicuramente una scarpa per atleti di punta.
Su che tipo di terreno andrà a utilizzarla? Come vi dicevo, direi un po' tutti, facendo però attenzione al fango. Il fango veramente è il tallone d'Achille di questa suola, quindi magari evitate di utilizzarla da quel punto di vista. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste Dynafit Ultra Pro 2. Iniziamo dal prezzo, perché Dynafit le vende a 180 euro, online si trova già a un prezzo nettamente inferiore. Ve le consiglio? Sì, perché alla fine mi ci sono trovato bene. Mi piace la possibilità che si possono mettere i lacci al posto dei Quick Lace, perché so che in tanti a voi il Quick Lace non piace. E in generale comunque una scarpa ben fatta, dagli ottimi materiali, una scarpa sicuramente anche molto duratura, visto che sarà anche facilmente risuolabile. Quindi da questo punto di vista sicuramente una scarpa che potrete utilizzare a lungo del tempo. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!